Trasferte, feste, incontri, interviste e tanto altro. Sono numerose le iniziative in programma nel 2024 organizzate dall'Associazione Piacenza nel Mondo, che ha tra le finalità anche quella di conservare il rapporto con le comunità di emigrati all'estero. Il primo invito della presidente Patrizia Bernelic è di segnare una data in calendario, quella del 16 agosto, scelta per la tradizionale festa delle comunità piacentine nel mondo, che quest'anno si svolgerà al Monte Moria. Quest'anno si rifarà a Morfasso, dico rifarà perché nel 2022 era già stato fatto a Morfasso, solo che nel 23 è venuta a mancare una figura carismatica importantissima per il mondo dell'associazionismo degli emigranti, e parlo di Mauro Ungeri a Londra. E quindi sarà una festa, un incontro anche molto sentito, e quindi vi invitiamo assolutamente a segnare la data, che sarà un po' particolare. Questa volta sarà il 16 di agosto per la festa di San Rocco, come vuole un'antica tradizione. Due le trasferte in Francia, con la città gemellata all'Alta Valnure, Nogent-sur-Marne, la prima in aprile e la seconda a fine settembre. Tra le iniziative che partiranno a breve ci sono anche una serie di interviste a musicisti che si sono trasferiti all'estero per lavoro. Io sono una musicista e quindi vorrei interessarmi anche di questo settore, che a volte è un pochino sempre accantonato. E quindi giovani musicisti anche del nostro conservatorio Nicolini, che accoglie e raccoglie veramente ragazzi straordinari, i quali a volte per lavorare sono costretti, come tutti, a cercare lavoro all'estero. Chi volesse iscriversi all'associazione può inviare una mail all'indirizzo info@piacenzanelmondo.it.